Sì, chi sei? Samuele. Correle Samuele. Sì. Colui che aveva venuto dalla fine poteva parlare con te. Sì, sei entrato te, hai fatto un casino. No, sei comunque, sei entrato e è cambiata un po' la partita. Cioè, già un cambio nel primo tempo. La squadra stava andando malino, da lì c'è stato insomma anche un atteggiamento diverso, mi sembra, sul 2-0. Eravamo costretti a ripartire perché quando lo gioco. Ah, ok, grazie. Ma il gol del 2-2 c'è una cosa. No, 4 e mezzo c'era il mio compagno, il pallone che stava in mezzo. Ah, è uscito questa parabola. È un cross sbagliato, possiamo sì, dire. Sì, sì. Grazie. No, è giusto. Voglio dire, però è entrato, no? Perché dovrei dire che... Ma sai, in questo mondo chi è che lo dice? No, magari un altro modello, no, un altro avrebbe detto no, c'è un altro. Anche a 51esimo è il primo anno che faccio la rete, quindi no. Ma anche a 51esimo sempre hai avuto la palla per vincere. No, sempre tu eri l'ultimo secondo. No, era prima, non era il 17 mattone, quando ma sì, quando era il portiere, la palla del portiere ha fatto tutto lui. Hai visto i tre punti lì nell'angolino? Vincere sarebbe quella della vittoria. Ti costava il pranzo a tutta la squadra, di la verità, Si è preso il portiere pieno. Vincere, no, già mi vincere sarebbe stato troppo, secondo te? Sì, sì, sarebbe stata una rapina. Ma tutto te hai fatto oggi? Quando sei finito nella buca del... Hai preso un colpo, hai fatto un colpo. Sì, mi hanno tenuto i miei compagni quando sono andato a cadere sulla panchina. Non hai rischiato di fare... Ma hai capito l'espulsione delle cose che ha fatto? Ho detto qualcosa di troppo. No, è entrata. Ha rappresentato sì. Perché noi eravamo come guardato la palla e lui è entrato. Quindi è stato per l'intervento proprio. Come? Perché noi avevamo la panchina dall'alto davanti e non abbiamo visto cosa è successo. Ti ha dato una spinta. Sì. Però ti hanno preso i compagni, fortunatamente. Sì, tre partite, tre pareggi. Ti ha visto due squadre di parte tra le più importanti, l'Anoresi e il Grosseto. Secondo te, tra queste tre squadre eventualmente? Secondo me il Grosseto sarà una squadra quotata a vincere. Secondo me la favorita. Deve trovare un po' di equilibrio forse, perché nel primo tempo era una squadra, in secondo è stata completamente un'altra. Da centrocampo in su, lo sappiamo. Una squadra. L'ha sistemata un'altra metà. Complimenti anche a voi. Complimenti. Ha detto il mister, allenate 4 volte a settimana. Lavorato addirittura così, quindi la squadra proprio dilettantistica. Mi è andata al mare in montagna, in Euroliasta, un allenamento, dici. Ci avete dato una piccola lezione di... Dobbiamo costruire la salvezza in casa. E poi se ce la facciamo... Se ne abbiamo provato, se no ci non male come inizio, dai, no? No, però no, secondo me. Poi se dice 1000 persone per una realtà piccola in quel mondo, domenica scorsa avevate 1000 persone a seguirvi la partita. Sì, è molto seguita come squadra. Ma poi avere una squadra nella Liastra in Serie D. La prima volta che la Liastra la squadra in Serie D. Bene, grazie. Grazie a voi. Buon rientro. Grazie. Grazie, ci ha fatto una pera. Alla Lusè ci paghi la pera di torno, eh? Ti vedi? Parlo io. Noi siamo da Valenziano. Ripartiamo dall'inizio del secondo tempo. Quando ti ammiri nel calcio, bravo, completamente. Tu ti sei ammirato. Io ho parlato di presunzione, non so se esagero. Sì, e presunzione alla terza giornata, magari no, ma dopo aver visto il primo tempo. Vedendo il primo tempo, vedendo giocare così bene la squadra, magari il problema è che
non può finire 2-0 il primo tempo, deve finire con qualche gol in più, perché sai benissimo che il secondo tempo, a prescindere che come dico io, e io ho detto ai ragazzi per il primo secondo tempo, il 2-0 è un risultato brutto, brutto no perché tutti gli allenatori vorrebbero finire il primo tempo 2-0, però è un risultato che a livello di intensità ti fa passare l'intensità. E quando prendi il gol, soprattutto il 2-1, diventa un'altra partita, è successo quello che già avevo detto dentro lo spogliatoio. Ma è successo anche contro l'Amorese? È successo perché a volte, come hai detto tu, subentra l'appagamento e che nel calcio non esiste. Perché quando c'hai il pallino in mano, quando c'è la possibilità di fare male, devi fare male e devi tramortire l'avversario, sennò il calcio da un momento all'altro c'è il problema mentale che ti cambia tutta la partita. Ed è successo quello, perché dopo le gambe sono diventate pesanti, non si vedeva più la giocata. Si faceva la confusione, da una squadra che giocava a calcio si è vista un'altra squadra che è andata in paura e a volte c'è il rischio di perdere quelle partite. È un difetto? È un difetto che dobbiamo correggere subito, dobbiamo lavorare più da provinciale e non ammirarci di più, solamente questo. Però ripeto, quello è solamente da lavorare sulla testa dei ragazzi, perché vedere come tecnico, vedere giocare la squadra, soprattutto tutta quell'amore di gioco, e non essere concreti e giocare più di come si dice, di fino. Più di spada e meno di fioretto. Più di spada, diventa, problematico, è problema solamente di avere, perché le giocate ce l'abbiamo, hanno già memorizzato parecchie cose. Allora sembrava che dice la partita finiva al 45esimo del primo tempo, invece non è così. Non è così perché un certo calo fisico, per esempio, visto che nel secondo tempo è molto sparito. Ma ripeto, quando non c'è la testa le gambe non vanno più, perché non posso capire che Zotti sbaglia un passaggio a 3 metri con quella qualità e con quel gol che hanno fatto. Cioè diventa soprattutto un fatto mentale. Quelli che sono entrati non sono andati mai in partita, sono andati in confusione pure loro. E Murano quasi segnava subito. Lei ha provato, no, con l'ingresso di Murano, ha cambiato, ha messo a 4 dietro con l'ingresso di Murano, sì, e lì un pochino abbiamo ricominciato a giocare. C'hai l'acqua che stai annegando, allora cerchi di non puoi giocare con i 4 dietro, 3 under. Abbiamo ancora un po' pagato forse, mister, eh? Abbiamo forse anche un po' pagato queste partite così ravvicinate. Abbiamo pagato perché noi speriamo troppo, noi abbiamo gli schermi che vanno sempre e più arrivano e più fanno male, e allora più la voglia di andare, ma purtroppo devi trovare l'equilibrio, perché c'è anche la fase difensiva, non c'è solamente la cosa a calcio. Poi ripeto, abbiamo preso dopo 20 gol, di nuovo è stato un altro gol, il secondo gol è un cross del nuovo. Col vento si è andata a mettere sotto l'incrocio, perciò tante cose che vanno ad accentuare magari le problematiche che ci abbiamo messo. Sì, tornando un attimo all'inizio della gara, ne ha preso sembrava che giocasse a 90, anche se magari una cattiveria, si pente forse di aver ritornato con il recuperato con l'under nei tre centrali difensivi, ha fatto benissimo, non circa. Non gli posso rimproverare niente perché già purtroppo, pur essendo improvvisato in quel ruolo e lavorando con noi da una settimana, ha fatto bene. Perciò abbiamo recuperato Zotti in mezzo al campo. Purtroppo Vaccaro è andato in difficoltà dopo un tempo perché ha fatto solo fase d'attacco e non ha fatto fase difensiva. Perciò quando dopo magari qualcuno va in fatica diventa problematico, devi gestire più la palla, devi gestire più il possesso palla per arrivare magari a far addormentare la partita, cosa che una squadra esperta come quella nostra dovrebbe fare. Si è segnato lì che alla Boba ha fatto tutto bene, quasi ha fatto buttare fuori per farlo, che è successo? Si è detto per me è andato a coprire la palla, forse ha fatto fallo di spalla, però l'arbitro è stata accentuata l'espulsione perché è andato a finire dentro la buca della tecnica, veramente per questo. Ma si è fatto male pure lui, perciò non c'erano gli estremi. Gli mancherà il 95 domenica, quindi vabbè, può mettere un 97. Sì, c'è il 96, il 95 è la lavoro, il 96.
Ora le volevo dire, da una partita così, comunque sì, secondo me, no? Contro una squadra, come hanno detto loro, si allenano 4 volte a settimana, insomma, era un po' Davide contro Golia in un certo senso, quindi sì, per loro chiaramente... Abbiamo fatto tutto no, ma voglio dire, da una partita così, nella prossima, si dovrebbe vedere quindi se è stata una piccola lezione salutare, come ha detto lei prima, ha esordito dicendo quando ti ammiri troppo... Questo non deve più succedere a Mirazzi, no? Sì, ma la lezione è perché noi siamo il Grosseto, non siamo con tutto rispetto al Cangatti, come dico io, siamo una squadra che non ti puoi permettere il lusso di perdere punti in questo modo. Poi magari può arrivare quella sconfitta, però fino alla fine si deve essere squadra, si deve essere una squadra che può lottare per qualcosa di importante. Anche perché non c'è quale modo tra il pareggio con Amorese. Sì, questo lo abbiamo buttato dentro noi, abbiamo fatto tutto noi. Il pareggio brutto sotto il profilo del comportamento. Assolutamente quello, perché è una squadra che arriva 7-8 volte in zona tiro il primo tempo e chiude 2-0 è poco. Infatti nessuno si aspettava. È poco ed è un problema che dobbiamo risolvere subito, in 3 giorni, perché domenica si rigioca di nuovo. E dobbiamo andare a recuperare i punti che abbiamo messo in casa. Preoccupato dell'atteggiamento, perché anche loro erano convinti che la partita l'avevano in mano, però non durano 45 minuti, la partita dura 95 minuti. Allora se entriamo in questa mentalità, però se c'era la stanchezza, quella stanchezza se tu pareggi dopo 1 minuto e 20 secondi del secondo tempo aumenta ancora la stanchezza, ti fa vedere più niente, ti comincia ad annaspare tutta la squadra. Forse dovresti cambiare 11 e mettere 11 nuovi. Noi non ce l'abbiamo la possibilità, perciò devi andare a vedere qual è stata la problematica che ci ha fatto invertire la rotta quando tu il primo tempo l'avevi in mano la partita. Più che in mano, in tasca. Ok, grazie. Grazie. Una prestazione ottima nel modo di vedere, almeno nei primi 45 minuti. Il mister ha detto non dobbiamo ammirarci troppo, probabilmente avevate pensato di averla in tasca nel primo tempo, siete entrati un po' molli nel secondo tempo. No, molli, purtroppo sono episodi, se non prendiamo il primo gol, se il gioco ci sposta il secondo non penso che pareggiamo la partita. Purtroppo con i secoli mano non si fa niente, alla fine è andata così. Però il mio modo di vedere è che il primo tempo abbiamo fatto un'ottima prestazione, potevamo chiudere sul 3, sul 4, sul 5-0, però non è andata così e ora ci rimettiamo le mani. Per fortuna giochiamo di nuovo domenica e abbiamo la possibilità di riscattarci. Hai sfiorato il 3-2, ci hanno fatto sulla linea. Sì, e lì ho capito che non potevamo vincere più, perché passa sotto 2 gambe, 3 gambe, il difensore si va a mettere dietro il portiere. Purtroppo non ci sta girando nemmeno bene, sia domenica scorsa che mercoledì, abbiamo preso 2 legni oggi, un gol annullato con un taglio davanti che non esiste fuori gioco, un taglio davanti. Dottoretti, purtroppo non ci sta girando, però vediamo. L'importante è riprenderci su. Ok. Grazie. Posto? Grazie. Grazie. E vi porto anche le monini, un altro. Gestione, Cesare? Sì, ma dai, tanto io esercito 19 moto, però quindi non è la musica solo. Cioè, gli anni passati ho fatto interviste 30 moto, a volte non veniva nessuno.
Sì. Per moduli parlano tutti, lo sintetizzano in forza, buonasera. Dentro il momento più difficile della partita, non è neanche facile entrare a parlare così in quel modo, ci hai provato in qualche modo, però non andavano le cose come al solito. Più un problema mentale o anche magari un po' di gamba, di stanchezza, non tu ovviamente che riesci a entrare? No, sicuramente, beh, l'avete visto tutti, il primo tempo non c'è stata storia, poteva finire con qualche gol sicuramente più da parte nostra. Poi il secondo tempo abbiamo iniziato nel peggiore dei modi, hanno preso gol, loro poi hanno preso coraggio, magari gli è mancato magari qualcosa psicologicamente. Poi però nel secondo tempo siamo stati anche secondo me un po' sfortunati, perché comunque sul 2-2 abbiamo iniziato a riprendere poi quello che è il nostro modo di giocare, abbiamo creato secondo me almeno 3 minuti di palle gol e non siamo riusciti a sfruttarle. È un peccato perché alla lunga la partita secondo me meritavamo di vincerla noi, e è un pareggio che però secondo me è immeritato, che però è stato anche frutto di nostre disattenzioni. Anche perché questo fatto di prendere gol nei primi minuti sta diventando autonomo reso, sporgi. Che fai in spogliatoio? Dormite. Non so cosa dirlo perché... ci siamo messi in testa di iniziare bene, perché comunque le solite frasi che possono sembrare frasi fatte, no? Siamo ancora 0-0, non dobbiamo rilassarci, però purtroppo... Pure l'azione forse del 2-1 loro è emblematica, perché hanno sviluppato un'azione sulla sinistra dove veramente noi abbiamo difeso malissimo a partire, e qui non parlo di reparto, qui parlo proprio complessivamente di tutta la squadra che oggettivamente ha difeso male e sembrava esternamente non concentrata come doveva essere. Subito pronti via, bisogna esserci come nel primo tempo. Sì, sicuramente due gol sono un po' frutto della nostra, anche del loro merito, però della nostra disattenzione. Forse non siamo stati abbastanza cattivi, soprattutto il secondo, come ha detto giustamente lei, che è nato subito dopo il primo, e forse è proprio quello che ha causato questa disattenzione difensiva, magari un po' la paura nelle gambe. Che è... Perché lavorarci un po', insomma, su quel, però molti di voi sono anche molto giovani, capisco che non è neanche così facile, non è che avete un'esperienza di tanti anni in categoria, insomma. Sono comunque cose che vi possono servire anche per crescere, perché anche da un risultato negativo l'amarezza che avrete adesso, insomma, se... No, poi si parlava di spogliatoio, comunque c'è fiducia nel futuro, perché la squadra c'è e sapete giocare. Perché nonostante il risultato sia stato negativo, comunque abbiamo creato tanto, e con un pizzico di fortuna in più, un po' di cattiveria in più, sicuramente possiamo portarla a casa al primo tempo, ma anche riaggiustarla al secondo. Assolutamente. Ci può stare dopo il primo tempo, dove praticamente c'eravate solo voi in campo. Esatto. Non è che è subentrato un po' di promesso, l'abbiamo fatto, perché non sono niente, ci sta, ci possa essere anche in modo inconsapevole. Questo non so dire, perché comunque negli spogliatoi si parlava che dovevamo entrare dentro nel secondo tempo con la testa giusta, e vedevo comunque i compagni che erano con la cattiveria giusta, agonisticamente parlando. Poi però, come ho già detto al collega, il primo gol forse psicologicamente ha un po' tagliato le gambe, però posso assicurarle che nel secondo tempo c'è stata comunque la percezione giusta. Ah, sì. Comunque posso assicurarle che... No, ma lui si fa i capelli così, che i capelli bianchi, è una scelta sua. Non ascoltare, ascolta il dottor Rimpage. Vi do l'indirizzo, poi lo dirò. Poi dispiace comunque per i tifosi che sono tutti nonostante il giorno feriale. Inaspettato. Sicuramente. Il mister fine partita non parla mai, lascia spazio alle parole all'allenamento successivo, quindi domani. Avrete modo domani di riaffrontare. Sì, no, questa è anche giusta, a caldo tanto. Sì, sì, sì. A caldo mi sbranca. No. A caldo sono anche improduttive forse le critiche. Anche, bisogna un attimo analizzarle veramente lucide. D'accordo.
comunque c'è molto di buono su cui lavorare, quindi dovete smaltire la delusione, può succedere. Insomma, come hai detto te, domenica rigiocate, è subito l'occasione per... La rabbia per questo pareggio devono metterla lì in campo per andare avanti ed evitare il pareggio del genere. Grazie. Mi ha ricordato molto, ricordo in Milan quando in Coppa vinceva 3-0. Ma te il calcio lo sai? No. Ciao. Che pensavo di dirci? No, per essere di un'altra parte. Io non mi ricordo neanche, l'ho mangiato a Francia. Non avrei nessun 5-5-5. Andiamo. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Io sono patrimonio. Una cena. Per sapere se possa seguire la partita sul posto sito.